È un po' sempre così, la donna è sempre più emancipata. Tant'è vero che anche la figura di Regina Raffaele, che fa due cose, un po' esilaranti, perché fa questo personaggino che parla velocissimo, non si capisce quello che dice, però forse è il personaggio più libero di tutti. Cioè quella che incontra uno una sera, ci va a letto insieme, la mattina dopo viene mollata nel letto, ma senza farsene grandi problemi, e la volta dopo lo rincontra, addirittura gli presenta un'altra donna, senza gelosia, senza... Cioè, mi sembrava un personaggio veramente forse il più libero di testa che ho raccontato nel film. Volevo che ognuna di queste donne desse una sua interpretazione a questo difficile sentimento che è l'amicizia tra uomo e donna, senza andare troppo nel ridicolo, nel superficiale. Questo è un argomento che si può trattare in tanti modi. Però penso che alla fine, al contrario di tanti altri film sull'amicizia, illustri e cult come L'edificamento serio, Il matrimonio di un migliore amico, dove in realtà alla fine non trionfava l'amicizia, ma trionfava l'amore. Quindi tutto quello che mi avevano raccontato prima era un'evoluzione dell'amicizia in amore, e quindi molto probabilmente, come sappiamo bene, l'amore può essere sepolto per tanto tempo e poi piano piano venire fuori. In questo caso invece a me piaceva far trionfare l'amicizia, e l'amicizia trionfa in questo film alla fine proprio con il sacrificio di uno dei due, perché l'amicizia è sacrificio alle volte, e lo è talmente tanto che alla fine del film, con questo finale un po' a sorpresa, si capisce che c'è un ribaltamento di fronte e che c'è un sacrificio di uno dei due per l'altro, per la riuscita della vita dell'altro. Perché così non si può continuare a vivere, no? In modo così goliardico, così sempliciotto, come nelle amicizie quelle più vere, cioè dove si fa la lotta, si parla di cose profonde, ci si consola a vicenda, si va in vacanza insieme, si può anche dormire sullo stesso divano per una notte senza fare niente di sessuale. Però queste sono cose rare, sono cose difficili, e voi donne sapete benissimo di cosa sto parlando, cioè la maggior parte dei vostri amici maschi sicuramente ha avuto nei vostri confronti dei pensieri, ma è normale che questo avvenga, è naturale, però non è più naturale se questo sentimento poi continua a covare dentro uno dei due e piano piano poi si trasforma in amore, come succede nel mio film e come succede in tantissimi casi, anche perché, non so se lo sapete, ma addirittura gli americani hanno fatto delle statistiche, hanno fatto addirittura una trasmissione che si chiama Friend Zone, dove ci sono dei ragazzini di 16 anni, 17 anni, che a un certo punto non ne possono più di fingere di essere amici della donna, della ragazza o del ragazzo, e vanno dalle telecamere e dicono: aiutatemi ad andare a manifestare il mio sentimento. E le reazioni sono incredibili di questi ragazzini, perché soprattutto le ragazzine si sentono tradite. Ma come? Io pensavo che tu, ho girato in mutande in casa tua per 3 anni, ti ho detto tutto, te eri il mio migliore amico, adesso mi viene a dire che ci avete lì. Quindi questi becchi e bastonati se ne vanno via. Però è un argomento che evidentemente c'è anche nei ragazzi, cioè sono questi sentimenti un po' sepolti, un po' adolescenziali, che in quella stagione della vita si capisce che possano esistere, ma quando uno ha 40 anni e un'altra 30, già lì le cose si complicano in modo vertiginoso, come succede poi nel film, perché alla fine poi Luigi fa un personaggio che tenta di rifarsi una vita, che tenta di mettere su famiglia, che tenta di avere un amore normale come ci hanno tutti, ma l'avvento di questo sentimento forte lo porta a sconquassare tutto.